Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo in compagnia di Martina Rivoli, Ciao a tutti. che ci aiuterà a capire che cos'è questo fry, il vocal fry. Cantare in libertà. Bene ragazzi, allora parliamo oggi del vocal fry. Che cos'è il vocal fry? Siamo qui in compagnia di Martina perché lei, che è una mia allieva, tra l'altro molto brava, una cantante molto brava, ci aiuterà e lo utilizza spesso questo vocal fry, ci aiuterà a capire come fa anche lei a utilizzarlo, perché spesso si pensa che il vocal fry, essendo una voce bassa, un effetto molto basso della voce, questo, si pensa che si può attribuire solo agli uomini. A volte mi hanno detto questo, invece. Possono farlo anche le donne. Vai, facciamo questo ruttino. Ok, bene, Martina, volevo dire, intanto diciamo il vocal fry è uno dei registri della voce. I registri vocali, come ben sappiamo, sono il registro di petto, il registro di testa, diciamo i vari tipi di vocalità, c'è il falsetto, c'è il registro di fischio anche. E infine c'è questo registro molto basso, che è il vocal fry, che più che essere una voce vera, è un effetto che noi possiamo dare alle corde, diciamo facendole rilassare, massaggiare, e quindi questo è un effetto che ci porta molto giù. Volendo imparare a fare il vocal fry, che consiglio possiamo dare ai ragazzi? Vabbè, sicuramente di pensare a una nota molto bassa, poi Sì. di essere rilassati perché appunto, come ha detto Mario, è un effetto, quindi è una cosa che possono fare tutti, non devi avercela. Ricorda un po' la voce di quando ci si sveglia la mattina, quindi Ah, sì. quando le corde sono molto rilassate, quindi l'importante è non essere mai in tensione, pensarla bassa e rilassata. Quindi la mattina noi possiamo, tipo quando ci svegliamo, questa voce Si può qua. provare magari anche la sensazione per poi provare a riprodurla, cioè capirlo dalla mattina, vedere com'è e poi provare a riprodurre Sì. Infatti quella stessa sensazione di rilassatezza. questo è vero perché la mattina le corde che sono state ferme tutta la notte, per riattivarsi ci mettono un po' e quindi è come una sorta di protezione che il nostro corpo ci dà, anziché farle vibrare subito velocemente le corde, ci dà il tempo di farle attivare piano piano e quindi la mattina si muovono più lentamente le corde e abbiamo questa voce un po' con il fry dentro. Questo è il senso. Quindi, proprio perché possiamo fare questo per iniziare a abituarci a fare questo suono, e che più quale possiamo imitare, per esempio, la rana, oppure che più Simba nero e leone. Simba. Ok, quindi possiamo fare questo suono qua per abituarci a fare il fry. Ma veniamo all'utilizzo pratico, visto che c'è chi lo utilizza molto. Come, tipo, facci qualche esempio, come si può utilizzare nelle canzoni? Per esempio, a me piace molto utilizzarlo in una canzone di Nina, quindi non particolarmente bassa. Questo fa Sì. capire che appunto si può fare, lo possono fare anche le donne, che è ancora, ancora, ancora. Mi faccio un Sì. pezzettino, Sì. tipo, io ti chiedo ancora le tue braccia, Ah, ancora. bene. Quindi, io ti chiedo, come un effetto da dare alla voce, e infatti questo poi risulta molto più bello rispetto a io ti chiedo ancora, mentre. Io ti chiedo È come se ancora. andassimo più in profondità con la voce. E questo si può fare anche in altre canzoni, che ne so, Mina Celentano. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce, e mi manca. Cioè, tipo, utilizzare questo per far partire un suono può essere un modo di dargli un colore in più. Diverso, sì. Anche se magari questa canzone poi non ce l'ha all'interno, non lo so, però questa mi è venuta. Quindi
Quindi utilizzatelo in questo modo anche nelle canzoni. Inoltre, il vocal fry è un esercizio che ci fa riscaldare la voce, in quanto le corde vocali iniziano a muoversi e con una vibrazione lunga. Possiamo anche muovere le vocali oppure farlo a bocca chiusa. Tenendo questo suono, la voce si riscalda bene prima di cantare, quindi lo possiamo utilizzare anche come riscaldamento vocale. Sì, io per esempio lo uso anche come defaticamento, O anche proprio come perché rilassa le corde vocali. Quindi dopo aver dopo aver cantato. cantato, faccio degli esercizi per rilassare le corde Sì. vocali dopo che si sono comunque 5 minuti sforzate. Sì. e la voce ritorna ad avere, insomma, quella rilassatezza perché magari si è disteso molto le corde vocali, quindi così ce le riposiamo, diciamo, come uno Esatto. stretching, un massaggio che si fa dopo qualsiasi allenamento. Bene. Inoltre, utilizzando il fry, possiamo anche migliorare i nostri passaggi e prendere degli acuti partendo proprio senza mai spingere, ma restando rilassati, si possono fare degli esercizi che poi magari in un altro video possiamo approfondire, oppure fare addirittura partire da questo tipo di vocalità e salire continuando a tenere il suono sporco per ottenere quell'effetto, diciamo, della voce del canto più che Rock, altro metal, metal. sì, quindi questo rumore, ovviamente io sono rilassatissimo. Con l'esercizio si può arrivare anche a fare il canto metal utilizzando il fry. Ovviamente ci vuole tempo, ci vuole molto esercizio, ma mi raccomando, partite sempre da una base leggera e rimanete continuando a salire con il fry, ma sempre restando leggeri. In questo modo, piano piano si può potenziare poi questa voce per cantare anche il metal, sempre utilizzando il fry. Quante cose che ci sono Essendo e rilassati. stando rilassati. Bene, Martina, io ti ringrazio per Grazie averci dato una mano. Anche i bambini, tra l'altro, possono fare il fry, quindi allenatevi con i vostri figli. Facciamo la rana, beh, facciamo non lo so, il leone. E quindi in questo modo potete aggiungere un altro colore e un altro registro alla vostra vocalità. Ciao a tutti!